Bentrovati amici appassionati di calcio, oggi siamo qui per continuare la nostra avventura su FIFA 20 con la carriera primavera dell'Inter. Mi raccomando ragazzi, spolliciate, mettete tanti like, fatemi vedere che vi piace questo format, fatelo perché è molto molto importante. Oggi continuiamo dopo parecchio tempo, torneranno tutte le carriere, tra cui anche quelle ovviamente delle leggende, mandatemi un po' di tempo ragazzi di riprendermi un po' dall'esame che ho dato. Fatemi vedere un po' come eravamo messi in classifica. Allora, avevamo Inter, Piemonte Calcio e Milan, quindi sostanzialmente il Milan a pieni punti, la primavera del Milan sta facendo veramente faville. Dove siamo posizionati? Siamo a febbraio, quindi subito dopo il calciomercato, ancora abbiamo parecchio tempo. Quindi calendario, oggi potremmo giocarci Pisa, Spezia e Cremona. Sono tre partite importantissime. Io direi di buttarci subito nella mischia. Mi sa che non c'è più la face di Esposito perché l'ho scordata di metterla, ma vabbè ragazzi, ce la giochiamo senza face di Esposito oggi. Vi ricordo che a breve arriveranno le mod di FIFA 20. Mi raccomando ragazzi, un altro avvertimento prima di continuare: se vi siete persi il video di Ashraf Hakimi, le 10 curiosità su di lui, andate a vederlo perché è molto importante. Quindi andiamo avanti e ci vediamo in campo. E partiamo subito allora ragazzoni con questa formazione. Noi abbiamo deciso di varare per un 3-4-1-2 con Castrovilli, COC, Esposito e Pinamonti, i nostri punti cardine. Io direi di lasciare tutto così perché fondamentalmente è la formazione più forte che abbiamo, anche se Sala, cioè, si sta prendendo di prepotenza la fascia sinistra. Io mi ricordo che giocava praticamente molto molto bene. Pierre va bene da DC. Togliamo Emers, abbiamo Karamoko, Dembélé da far entrare nel secondo tempo e sfondare tutto. Partiamo subito ragazzi, forza Inter. E siamo partiti ragazzi, eccoci qua. Quindi abbiamo la nostra Inter finalmente. Inter contro Pisa, speriamo di fare bene. Sto registrando adesso con OBS, quindi se vedete dei piccoli problemi, cali di frame rate ragazzi, è dovuto al nuovo programma che ovviamente deve essere ancora settato. Però ragazzi, voglio cominciare a editare comunque, dato che ho la webcam con OBS, cioè editare no, ma montare video con OBS, fare in modo che il tutto venga sistemato da OBS stesso, anche se sto notando dei grandi cali di frame rate. Ora vedo di sistemare. Attenzione Moscardelli, il Mosca, e subiamo gol ragazzi. Sono molto molto arrugginito. Non mi piace tanto come sta andando, come si sta comportando OBS, nel senso che mi va un po' a scatti, non so perché, forse la CPU, non lo so. Esposito intanto ha la faccia di Pelé, ottima questa cosa, Esposito con la faccia di Pelé, tanta roba, attenzione ancora, Siega, sempre lui, attenzione, bravissimo Kumbulla, e gliela cambiamo la faccia Esposito, non so perché abbia la faccia di Pelé. Sono gli errori della mod, anzi gli orrori della mod. Attenzione Castrovilli, Castrovilli ancora, Pinamonti, Pelé Esposito con la faccia di Pelé. Attenzione ancora, lui il mostro, Barella, dai che recuperiamo subito. Jacopo Sala, invece Marco, attenzione, Sensi, si prende la palla, c'è Esposito ancora, Pinamonti si gira, si libera, che schifo. Castrovilli, subito l'Inter rimette le cose in chiaro ed è 1-1 per la nostra Inter. Dobbiamo migliorare, vi faccio vedere la faccia di Esposito senza la mod ragazzi, ve la faccio vedere così vi mettete il cuore in pace quando le mod chiamano. Aspettate, dovrebbe essere a momenti, eccolo qua. Esposito con le mani bianche e la faccia di Pelé. Ottimo. La palla che va in un posto praticamente sperduto, dove non c'è nessuno. Barella, c'è Seba Pelé. La palla va a Pinamonti. Pinamonti, prenditi il calcio di rigore. Prenditi il calcio di rigore. Ma prenditi il calcio di rigore, porca di quella. Attenzione. Sensi, ancora c'è Seba Pelé. Castrovilli. Palla per Barella! Che non poteva sbagliare da lì. Rimonta dell'Inter, finalmente facciamo vedere di cosa siamo capaci. Monterò questo video così ragazzi, a prescindere dalla qualità,
perché ovviamente questo è comunque una prova. Andrò poi a vedere effettivamente se scatta troppo. Allora, se scatta troppo, tolgo tutto e cerco di modificare magari OBS. Avrà qualche impostazione sicuro che mi permetterà di avere più stabilità. Ci giochiamo tutto l'episodio con la faccia di Seba Pelé, che secondo me è tanta roba la faccia di Seba Pelé. Attenzione, Sensi. No, ma porca di quella. Moscardelli si toglie dai giovani. Seba Pelé, ancora Seba Pelé. Ma ninnaggia, Seba Pelé, ma ti prego, abbi almeno il buon senso di avere un po' di talento del buon vecchio Pelé. Ti prego, attenzione, se ne va, non so chi sia. Palla dietro per Benedetti, c'è Pinamonti, bravo Pinamonti, che perde palla a Sala, bravo Sala. Sale Castrovilli, vai Castro, bravissimo. Ok, palla in avanti per Sensi, c'è Seba Pelé, niente, Seba Pelé, porca. No, il Mosca, bravo Van Huijsden, che si mette lì fra palla e avversario e ci salva. Manca pochissimo, non siamo riusciti neanche a fare un cambio, perché fondamentalmente la palla non è più uscita. Sala viene distrutto da Caracciolo, l'esperienza. Pinato, stiamo molto attenti che manca veramente poco. Dai, Interforce, bravo. Dai, c'ho il microfono in faccia praticamente. Devo anche migliorare sta cosa. Attenzione, ti prego, finiscila. Chi è? Van Huijsden ci mette il piedone e non la fa uscire, bravo. Oh, finisce qui ragazzi, vittoria meritata, abbiamo rivolto la partita a nostro favore dopo appunto il primo tempo. La faccia di Seba Pelé porta fortuna, quindi ragazzi tanti like se vi piace la faccia, anzi la fusione fra Pelé e Sebastian Esposito, e il gol ce l'ha fatto proprio Moscardelli. E siamo qui ragazzi, apprezzo il tuo impegno per quanto riguarda Rimanai. Mi sono accorto che però abbiamo una bassissima fiducia dell'allenatore. Datemi dei consigli ragazzi per quanto riguarda l'allenatore. Perché abbiamo così bassa? Abbiamo appunto il problema del vivaio, fondamentalmente, di far crescere 10 punti. Però in quante stagioni? In breve termine. E quindi ecco perché sicuramente abbiamo parecchi problemi. E allora, qui da bassa, dovremo assolutamente prendere un giocatore dal vivaio. Ad averci un giocatore dal vivaio che possa fare bene. Andiamo un attimo a controllare il nostro vivaio. Fatemi vedere un po' se abbiamo giocatori degni di nota. Allora, vivaio. Fino adesso abbiamo sto 62 Nicola Mariani, che non lo possiamo utilizzare perché fondamentalmente è ancora giovine. Allora andiamo a staff primavera, sta seguendo giocatori, vediamo un po' di reso conto, vediamo, ti prego, portami delle novità. No, mamma mia ragazzi, Luca Mariani, no, niente, assolutamente niente. Assumiamo un altro allenatore, però abbiamo pochissimo budget, quindi per adesso ragazzi il problema è davvero grave. Speriamo che non ci porti sfortuna. Andiamo avanti. Siamo pronti per affrontare la Spezia, che fondamentalmente è sotto di noi, e quindi praticamente uno scontro diretto per bissare il terzo posto ragazzi. Quantomeno bissiamo il terzo posto, anche se la promozione diretta sembra ormai parecchio lontana, dato che siamo a meno 9 dalla Juventus, ragazzi. Però adesso non dobbiamo steccare adesso, perché veramente ci buttano fuori. Non stecchiamo adesso, vi raccomando. Amici miei, non stecchiamo adesso. Io proverei Karamoko Dembélé adesso, Salcedo al posto di Castrovilli, e a sinistro io metterei Harp, che a me piaceva parecchio. Mettiamo Harp e Gravenbarch al posto di Sensi. Per adesso facciamo così ragazzi, non sto stravolgendo. Seba Pelé mi piace in avanti, lasciamo un attimo così, voglio un po' di giocatori più freschi. Siamo pronti ad affrontare lo scontro diretto con la Spezia, dai! E non possiamo steccare, questo è un incontro incredibilmente importante per le sorti di questa squadra ragazzi. Ormai credo che le rose si siano praticamente coordinate, si siano praticamente già, di Gaudio per fortissimo, si siano già cristallizzate le posizioni in classifica. Quindi noi sostanzialmente dobbiamo semplicemente fare bene. Bartolomei, c'è di Gaudio, mamma mia quanto è forte, bravo Bastoni!
che ci salva la situazione impossibile. Dembélé, Karamoko, ancora Karamoko, bravissimo Karamoko, la velocità di Karamoko, la lambretta Karamoko, la nostra Lamborghini, ancora Karamoko, tutto il campo si è fatto, però proprio alla fine quando contava si è stancato, dai, bravo Gravenbarch come butta tutti giù. Seba Pelé, ancora Seba Pelé, con la faccia di Pelé, Seba Pelé, Seba Pelé, torna dietro, c'è, che, ma porca di quella, palla per Karamoko Dembélé, Seba Pelé, ancora Seba Pelé, per Pinamonti, inserisci di grave, oh, è Salcedo, vai Salcedo, è tutto tuo! Salcedo! Quando conta Salcedo non molla mai. Ragazzi, mi piace, iscrivetevi al canale, andate a guardare il video di Hakimi, abbiamo raggiunto i 6.000 iscritti, quindi ragazzi vi ringrazio di cuore, grazie mille per questo supporto, dobbiamo arrivare nel brevissimo tempo a 10.000, quindi ragazzi veramente spingete quel tasto, arriviamo almeno a 7.000 entro luglio, ci spero ragazzi, ci spero davvero, forza ragazzi, ce la possiamo fare. Voglio arrivare a 10.000 entro dicembre, sarebbe un regalo di Natale fantastico. Forza, 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 spingete quel tasto. E intanto, la Spezia è sotto di un gol. Vediamo un po' cosa succede, Bartolomei. Ci siamo, Vitale, dai, dai, dai. Attenzione di Gaudio! Bastoni, bravi ragazzi! Quest'Inter gira meglio dell'Inter di Conte, davvero. Ok, finisce il primo tempo, ce l'abbiamo fatto proprio per un soffio a non prendere gol. Seba Pelé mi sta piacendo davvero, la fusione fra Dembélé, fra Pelé e Sebastien Esposito. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se non l'avete fatto andate a vedere l'episodio riguardante le 10 curiosità sui calciatori riguardante Ashraf Hakimi. Intanto Seba Pelé, bravo per Karamoko, i due si intendono. Attenzione Karamoko, Karamoko, cross al centro, brucia tutti, nessuno, mamma mia, è che ha bruciato praticamente tutti, erano tutti dietro. Barella, bella palla per Arp, vai Pina, c'è Seba Pelé, no, invece Salcedo, Salcedo in avanti, si prende sta palla Salcedo, bravo Salcedo, ma quanto mi piace sto ragazzo. Pinamonti, palla per Arp, ancora Arp, prova giro Arp, su Scuffè, niente di fatto, mannaggia. Io proverei qualche cambio, facciamo Lozek e Castrovilli, li voglio più freschi in quella zona di campo, intanto Gravenberch la mette giù, Barella, bella palla per Arp, fraseggiamo dal basso, Salcedo per Gravenberch, c'è Seba Pelé che viene distrutto però, Seba Pelé, ancora Seba, Seba Pelé. Sempre lui Seba Pelé, vede da tutt'altra parte Arp, Arp, bella palla per Salcedo, ancora in avanti, Arp, Arp, bravo, con calma, Salcedo, Eddie, che è stanchissimo, c'è Gravenberch che riceve, c'è il nostro Seba Pelé, altissima, purissima, levissima, mamma mia, che obbrobrio, le braccia bianche, mamma mia, non si possono vedere, Seba Pelé. Oddio ragazzi, gli orrori della mod. Andiamo avanti, dai. Loro stanno attaccando come i forsennati, eh. C'è Lozek che torna dietro verso Vitale. Noi ci siamo tutti buttati dietro ed è giusto così. Attenzione, c'è Nzola. Nzola, bravo, Van Oysden con caparbietà. C'è Castrovilli che è fresco fresco, la stessa cosa vale per Lozek che si fa tutto il campo, ma Vitale è un pochino più veloce di lui, ma Lozek col possesso palla riesce a superarlo, Lozek entra in aria, Lozek, Lozek, questo è il gol, questo è il gol! Seba Pelé! Con il numero 10, mamma mia ragazzi! Non si può vedere, mamma mia, non si può vedere, Seba Pelé. Vi ricordo che è un errore della mod, nel senso che io ho messo la mod ma non l'ho attivata, fondamentalmente non attivandole questi sono i risultati, perché vi ricordo che noi abbiamo la face ufficiale di Esposito su questa carriera e mi sono semplicemente scordato di attivare il tasto per mettere la mod e questi sono i risultati fondamentalmente. Intanto 2-0, credo che la partita ormai sia conclusa, abbiamo bissato il terzo posto e dobbiamo puntare adesso al secondo. Attenzione, vediamo se c'è l'ultima opportunità per noi. C'è Seba Pelé, attenzione, bella palla, scambio e niente.
Ok ragazzi, finisce qui la partita, altri 3 punti in cascina, quindi sono 6 su 2 partite, stiamo andando bene, Sebabelle sta portando bene, due soltanto azioni salienti, quindi i gol, andiamo avanti. Perfetto ragazzoni, allora, dato che abbiamo sto problemino di andare a dover per forza aumentare il giocatore del vivaio, prendiamolo sto giocatore del vivaio, è Gallo, aumentiamogli quello che c'è da aumentare. Facciamo un po' di allenamenti per sto Gallo. Togliamo Gravenberch per adesso. Gallo, dai Gallo, diventami fortissimo. C'è qualcosa che aumenta di 4? Sì, ok. Va bene, speriamo che questo Gallo mi diventi fortissimo. Deve aumentare di 10 punti per poter soddisfare la dirigenza. L'Inter bissa il terzo posto, siamo praticamente lì. La Spezia adesso è parecchio più lontana, però siamo a meno 6 dal secondo posto. La dirigenza vuole che agganciamo la Juventus, si è capito, però sarà difficile. Intanto diamo un'occhiata a quelli che sono i giocatori nuovi da seguire, tutti. Javier González lo prendiamo. Poi Víctor Jiménez, ok. Tu, Julio César sarebbe bello averlo in campo, però fa un po' cagà. Va bene, lasciamo tutto così, ragazzi. Chat giocatore, chi c'è? È solo che mi sentivo minacciato di non arrivare. Giornale, ragazzi, il chiarimento. Stai andando benissimo, Nicolò. Non diciamo su castronerie. Va bene, abbiamo adesso il Cremona. Vediamo un po' dove si trova il Cremona. Dove è sito? Dove è sito? Quindicesimo. Quindi, ragazzi, mi raccomando, non famo stupidaggini. Ragazzi, mi raccomando, io andrò a salutare nel prossimo video i tre ragazzi che mi andranno a seguire su Instagram per primi. Quindi andate, mi troverete come tra contattino basso YouTuber. Saluto. Poi, tutti i ragazzi che si sono abbonati appariranno adesso qui i nomi. Adesso non li ricordo, ragazzi, ma appariranno a schermo. Quindi vi ringrazio di cuore per esservi abbonati. Se volete entrare a far parte dei miei video, vi basta ovviamente abbonarvi, il costo è irrisorio. Quindi, siamo pronti, ragazzi, per partire. Abbiamo l'ultima partita di questo episodio, ovvero Inter Cremona. Cerchiamo di essere quanto più veloci possibili. Cambiamo un po' la formazione, magari Sebapelé lo lasciamo un attimo in panca. E gli piazza Manai che voleva giocare, Colidio che non si vede da tantissimo tempo. Di nuovo voglio il nostro Salcedo che si è ripreso. Sala va bene, Barella Sensi ok, Lozek. Mettiamo Bakayoko e la difesa lasciamo quella che è perché non voglio problemi di sorta. Siamo pronti e quindi Inter Cremona, forza Inter. Le inquadrature sono tutte per. Chi è? Non riconosco i miei calciatori. Allora ragazzoni, vi prego di dirmi se la qualità video e soprattutto della webcam è settata bene perché è una Razer che io ho. L'ho confrontata con le Logitech e vi devo dire che qualitativamente, dal punto di vista del prezzo, questa webcam rompe veramente il sedere alla Logitech. Quindi ho preso questa qui, sono veramente contento dell'acquisto perché anche l'anello per la luce che a me serve tantissimo, perché la lucetta che ho io, insomma, non serve molto. Intanto attenzione Sala, Salcedo! Mannaggia, sarebbe stato bellissimo partire subito in pompa magna. Dai ragazzi, abbiamo bisogno sempre di 3 punti per agguantare la Juventus. Quindi ragazzi, mi raccomando, commentate, commentate, commentate. Fatemi vedere che vi piace la carriera. Intanto migliore. Cioè, migliore e maggiore. Maggiore nello Spezia e migliore nel Cremona. Tanta roba, però migliore è un po' stempiato. Va bene così. Ragazzi, sto notando che i miei calciatori si sono stancati in una maniera assurda. Tranne Sensi. Sensi ancora arcigno. Sensi. Sensi, se la fa tutta! Stefano! No, si è allungata la palla di. Porca di quella! No, ci ha imbucato piccolo! Piccolo, Junior! Attenzione! Radu, ti prego ancora! Radu! Mamma mia, Radu! Ci salva da un gol fatto! Colidio, Manai! Ma è fallo, è fallo, è fallo! Fallo proprio a centrocampo, proprio. La palla la mettono nel dischetto. Attenzione, Bakayoko, vai Baka, che non ti vedi da tantissimo tempo. Vai Bakayoko, palle in avanti. Oh, mannaggia, devo far provare a tirare Barella, che lui è il nostro tiratore cardine. Attenzione, Barella, palla per Colidio, si interseca con Colidio! No, palo! Mannaggia, ragazzi, dai.
Salcedo, palla per Barella, gol più facile dell'anno. Lo segna Facu Colidio. Sono contento, ragazzi. E quanti gol è Colidio? 8, 7? Ne ha fatti parecchi, ragazzi. Ne ha fatti qualcuno, io me lo ricordo. È il Facu Colidio. Abbiamo tolto Seba Pelé perché, ragazzi, ha fatto anche abbastanza. Guardate qui il gol più facile del mondo. Vediamo quanti gol è. Fatemi vedere. Un gol in Serie B. Quindi, cosa mi ricordavo io? Bakayoko! Se la fa tutta! Se la fa tutta! Baka! 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 E gol! Non chiedetemi come ho fatto. Non lo so. Non lo so, io volevo passare al centro. Si sono intrecciati i piedini dei ragazzi. E siamo riusciti a segnare 2-0, ragazzi. Seguitemi anche sulla piattaforma Viola. A breve arriveranno anche delle live lì. Anche se ho visto, ragazzi, che le live su YouTube sono andate benissimo, veramente. Ravanelli che ha la stessa faccia di Sensi. Questo è preoccupante, ragazzi. Vediamo se riuscirò a mettere magari anche la face originale di Sensi qui su FIFA. Vi ricordo che a breve arriveranno le divise ufficiali. Ancora sto cercando quelle più, insomma, più buone, diremo noi. Per poi inserirle Raymanai che viene distrutto e andiamo avanti. Attenzione il Cremona. Uff, meno male. Radu anche con i piedi. Anche con i piedi se la cava egregiamente. Bastoni. Palla per Barella. Ci siamo. Manai ancora. Colidio Salcedo. Palla in avanti. Jacopo Sala. Invece Marco. Lo chiamo sempre Jacopo. Non so perché. C'è Colidio. Palla per Manai. Spacco Bottiglia, ammazzo famiglia, proprio lui, Raymanai, guardate qui Colidio, lui se la sposta sulla destra, è una gran bomba ragazzi, credo che sia anche il suo primo gol, perché ormai tutti i nostri gol, no 8, Manai ne ha fatti 8, altro che, quindi forse mi sono confuso con Manai, forse Colidio aveva segnato in Coppa Italia, non vorrei dire stupidaggini, ma credo fosse così. E intanto ragazzi, mancano 10 minuti, abbiamo praticamente finito. 3-0, ormai la pratica è praticamente conclusa e quindi ci vediamo ormai a fine partita per i saluti. Ultima avanzata del Cremona, ci vuole metter paura, ormai ragazzi, manca un minuto, siamo 3 gol avanti. C'è poco da dire in questa partita, mancano 2 minuti ragazzi e ci salutiamo. Poi andiamo a vedere la posizione in classifica. Bravo Radu che ci mantiene la porta inviolata anche alla fine. Quindi concludiamo sta partita, vediamo sto calcio d'angolo, spero che non ci facciano gol adesso perché mi arrabbio, ma c'è Radu, fischia arbitro che è arrivato il momento, invece no, non vuole fischiare, ma adesso devi fischiare. Bene, terza vittoria su tre ragazzi, grande partita, vediamo un attimo dove siamo in classifica e ci salutiamo. Purtroppo la Juve ha vinto 4-0, il Milan non c'è, niente ragazzi, siamo sempre a meno 6 dalla Juventus e tantissimi punti dal Milan che punta ai 100. Ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto se vi piace la qualità del nuovo settings che ho impostato con OBS, la Razer che ancora potrò anche modificare. Ditemi se questa carriera vi piace, mi raccomando, ragazzi, fatelo. Iscrivetevi al canale, arriviamo a 7.000 iscritti nel più breve tempo possibile. A breve faremo una bella live qui su YouTube come speciale dei 6.000 iscritti, in cui parleremo un po' di noi. Quindi scrivete qui sotto quando la volete, la vedete questa settimana o la prossima settimana. Adesso è veramente tutto, ragazzi, ci vediamo presto, ciao da Teta Cloud.